Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Il Gian Marino e San Pirana pareggiano a reti bianche. Non è un pareggio che entusiasma i padroni di casa, visti i duellini, vista la possibilità di allungare in classifica sulla diretta rivale e sulla zona rossa. Il pareggio alla fine accontenta più la San Pirana, vedendo la buona sorte in occasione dei duellini colpiti proprio dai padroni di casa e la poca pericolosità in zona offensiva. Per il momento il Gian fuori dalle sabbie mobili, San Pirana invece infischiata. Al secondo, direttamente la bandierina, Magnani viene chiamato alla deviazione sopra la traversa. Al terzo, angolo da destra di Della Motta, Giovannetti devia verso la propria porta e il palo a questa volta Magnani dalla capitolazione. Al settimo Lanzi, servito dalla sinistra, alza sopra la traversa, mentre all'ottavo Chialini sfira l'erogo di tacco sul cross da sinistra di Giovannetti, ma la palla termina accompagnata dallo sguardo fuori alla sinistra di Rossi. L'Igea Marina torna a farsi vedere pericolosamente al tiro al 24esimo. Magnani respinge con i pugni il tiro a mezza altezza di Abbondanza. L'occasione più grande capita per il Riminese al minuto 27. Per la vista si invola sulla destra e mette al centro Perighini, cui il tiro a botta sicura colpisce la traversa con leggera deviazione di Magnani e ricade poi sulla linea. Dalla distanza si chiude il tempo con questo tentativo di 40 a lato. Nella ripresa poche note di cronaca, bella vista di testa, non inquadri il bersaglio da buona posizione e la volta di Mina Capilli che spalla la porta, domestica il pallone, si gira ma la conclusione viene stoppata in corner. Punizione questa volta alla parte opposta, battuta da Braccini a cercare la testa di Lanzi con sfera che termina alta. Ancora bella vista da dentro l'area di rigore, da buona posizione spedisce sul fondo. Altra punizione per la San Pirana, battuta questa volta da Giovannetti che trova la testa di Gregori, ma la mira è da dimenticare, mentre al 90esimo Magnani blocca in due tempi il tiro dell'entrato Brighi. Termina qui una brutta sfida, terminata con un classico 0-0.